Buongiorno ragazzi, oggi siamo al Museo di Mineralogia. Oggi vi farò vedere alcuni minerali del Vesuvio e poi altri minerali. Per partire abbiamo l'astralavica che viene dal Vesuvio. Tutto questo reparto viene dal Vesuvio. Abbiamo un'astralavica. Poi passiamo ad altre cose. Lava corde abbiamo. La lava corde è molto raro da prendere, pure se si trovano da qualche parte di negozi di mineralogia, per prenderlo sarebbe molto costoso. Poi abbiamo la bomba a testuggine, questa pure è molto rara, che quando è esploso un vulcano potrebbe aver rilasciato alcuni pezzi, tipo di lava, che sarebbero usciti proprio da questa bomba di testuggine. Abbiamo questa pietra pietrificata con diamante nero molto raro da trovare, pure nei negozi costosi di mineralogia potrebbe costare 2 miliardi di euro. Poi abbiamo il tufo della colata, pure questo qua molto raro dalla sua forma a cerchio, si potrebbe trovare in molti vulcani, il Krakatoa, Vesuvio, ma questo sarebbe molto più raro nel Vesuvio. Quindi i paleontologi hanno proprio scoperto il tufo della colata nel Vesuvio. Unica specie di minerale nel Vesuvio, ma ci può stare pure nel Krakatoa. Poi abbiamo la bomba crosta di cuore. Si trova nell'isola di Procida di Napoli. Cioè, quindi si potrebbe trovare in questa isola. Però perché là ci potrebbe essere pure là un negozio di mineralogia dove vendono questa bomba crosta di pane. Ok, questa è una collezione intera di sassi del Vesuvio, pure questa qua. Poi quando vi avrò presentato tutti questi minerali del Vesuvio, passeremo a un altro museo di zoologia dove ci saranno degli animali mummificati di ogni specie, di ogni tipo. Allora